Benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast sul cinema. Oggi ci immergeremo nell'emozione e nella bellezza dell'amore, con la recensione di due tra i più incantevoli film d'amore. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al nostro podcast e seguirci sui social media per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel mondo magico e dalle incantevoli atmosfere create da queste due produzioni cinematografiche. Parleremo d'amore tramite le due seguenti pellicole. La La Land, un moderno musical romantico che narra la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice a Los Angeles. Il diario di Bridget Jones, una commedia romantica che segue le vicende e le avventure sentimentali di Bridget Jones, una giovane donna alla ricerca dell'amore e della felicità a Londra. La La Land. Sebastian e Mia, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling e Emma Stone, sono i protagonisti di La La Land. Il loro incontro inizia come un incontro casuale, ma si trasforma rapidamente in una storia d'amore travolgente. Sebastian è un appassionato musicista jazz che sogna di aprire il suo club. Mia è un'aspirante attrice, desiderosa di affermarsi a Hollywood. Il diario di Bridget Jones. Bridget Jones, interpretata da Renée Zellweger, è la protagonista di Il diario di Bridget Jones. Questo film segue le avventure e i dilemmi amorosi di Bridget, una donna in cerca dell'amore vero e proprio nella Londra moderna. I due uomini della sua vita, Mark Darcy, Colin Firth, e Daniel Cleaver, Hugh Grant, incarnano due facce dell'amore molto diverse. Mark Darcy è un avvocato riservato e gentile, mentre Daniel Cleaver è un affascinante seduttore. Bridget è intrappolata in un delicato equilibrio tra l'attrazione per l'eccitante Daniel e la sicurezza offerta da Mark. I sentimenti di Bridget sono un mix di desiderio, incertezza e speranza. Il suo diario sincero ci permette di esplorare le profondità dei suoi sentimenti, mentre cerca l'amore vero. In un mondo in cui l'amore si svela sotto molte forme e sfumature, il cinema ci ha donato due gioielli, La La Land e Il diario di Bridget Jones, ognuno con le proprie visioni uniche dell'amore e protagonisti indimenticabili. In questo confronto esploreremo le diverse sfaccettature dei sentimenti in questi due film affascinanti. Confrontiamo ora le due pellicole. La La Land e Il diario di Bridget Jones sono due opere cinematografiche che catturano l'amore in modo unico. La coppia di La La Land trasmette la passione e l'entusiasmo che provengono da una relazione in cui due persone si ispirano a vicenda a inseguire i propri sogni. D'altra parte, Bridget Jones e i suoi dilemmi romantici ci mostrano il lato complicato dell'amore, con sentimenti contrastanti e incertezza. Entrambi questi film ci fanno riflettere sulle complesse sfaccettature dell'amore, dimostrando che non c'è un unico modo di vivere una storia d'amore. Tuttavia, oltre alle differenze, entrambi ci ricordano che l'amore può essere meravigliosamente imprevedibile. In La La Land, la danza e la musica ci parlano dell'incanto di trovare un'anima affine. In Il diario di Bridget Jones, vediamo come l'amore possa essere complicato e confuso, ma anche autentico e appagante. Entrambi questi film rivelano che l'amore è un percorso pieno di sfide e gioie, ma è proprio questa complessità che lo rende così affascinante e coinvolgente. Che siate affascinati dalla dolce melodia dell'amore di Sebastian e Mia, o che vi riconosciate nei turbolenti sentimenti di Bridget, questi film ci insegnano che l'amore è un'esperienza unica e inimitabile, che arricchisce le nostre vite in modi che spesso non possiamo nemmeno immaginare. I due film propongono la forza dell'amore in tutte le sue forme. La La Land e Il diario di Bridget Jones mettono in evidenza che l'amore può essere ritrovato in modi sorprendenti e che le sfumature delle relazioni umane sono infinite. Nel primo film, ciò che inizia come un incontro casuale in un traffico caotico si trasforma in un amore profondo e appassionato. La storia di Sebastian e Mia ci ricorda che il destino può sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo, portando l'amore nelle situazioni più inaspettate. D'altra parte, il diario di Bridget Jones ci mostra che l'amore può essere complicato, incerto e a volte persino doloroso. La protagonista, Bridget, è l'incarnazione dell'umanità nelle sue insicurezze e nei suoi desideri contraddittori.
Questo film ci insegna che l'amore può essere imperfetto, ma è proprio la sua imperfezione che lo rende reale e autentico. I due film sono empatici e vanno visti insieme, mano nella mano, tra chi si ama, per cementare il sentimento reciproco e tentare di comprendere il proprio senso comune della vita, cioè quello di coppia. In un mondo in cui spesso cerchiamo l'amore perfetto, questi film ci insegnano che la bellezza dell'amore risiede proprio nella sua imperfezione. La La Land e Il diario di Bridget Jones ci ricordano che l'amore è un viaggio emozionante e avventuroso, che può sorprenderci, deluderci e, alla fine, riempirci di gioia e gratitudine. Indipendentemente dalle nostre esperienze personali, questi film toccano le corde dei nostri cuori, ci fanno ridere e piangere, e ci fanno riflettere sulla straordinaria complessità delle relazioni umane. Che siate romantici incalliti o scettici dell'amore, c'è qualcosa in entrambi questi film che può risuonare con ciascuno di noi, perché l'amore, nella sua multiforme grandezza, è una delle forze più potenti e universali che possiamo sperimentare. In conclusione, La La Land e Il diario di Bridget Jones ci mostrano che l'amore può essere un'avventura straordinaria, che può accadere quando meno ce lo aspettiamo e che può prendere forme sorprendenti. Entrambi ci insegnano che l'amore è un viaggio di scoperta, di emozioni e di crescita personale, che vale la pena di intraprendere, anche quando sembra complicato o imperfetto. Sono due opere che celebrano la diversità dell'amore e ci ricordano che, alla fine, è l'amore che dà significato alle nostre vite. Anche oggi il nostro tempo è finito, ma vi aspettiamo per un nuovo episodio del nostro podcast sul cinema. Torneremo ad immergerci nell'emozione e nella bellezza di questi viaggi meravigliosi e iconiche dei film più belli di tutti i tempi. Prima di salutarci, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanellina per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Condividi sui tuoi social media le nostre puntate, ci fa molto piacere. Ciao, alla prossima puntata. Thank you.